Dunque, il gioco salverà effettivamente dove abbiamo salvato noi? O ci carica la zona in cui abbiamo salvato, ci fa fare il pezzo precedente? Non sarei sorpreso di questa opzione. Ah, c'hai la scopa, ma che figata! La nasconderà o la terrà per tutto il tempo? Però davvero la visuale io vorrei allontanarla se c'è modo. Fantastico, l'opzione su console non c'è. Vabbè, voglio seguire la tizia e vedere se lascia la scopa oppure se la tiene tutto il tempo. Ma questo tizio sembra Tom Holland. No, sai che secondo me se la tiene tutto il tempo in mano finché non scompare? Non vedo l'ora di vederti Ah, è Pix! provare. Ma è scomparso. Ci sarà il danno da caduta in questo gioco? Le prugne dirigibili! No, per favore, ma che figo, ste cose. Ma mi sto perdendo, sto andando in giro. Andiamo a difesa contro le arti oscure, dai. C'è un gatto. Ciao, micio. Bellino, posso pettare il gatto. Che bello. Best gioco dell'anno. Miau anche a te. Ecco un'altra pergamena. La fontana della Viverna. Che belle queste cose, mamma mia. E siamo saliti di livello. Eccoci qua, livello 2. Ci mette un po' a caricare ogni volta la porta, eh. Ma forse, ripeto, forse è dovuto al fatto che ho messo il gioco sulla memoria esterna, eh. Ah, di nuovo il... Lumos. Ok. Questo è il quadro dei centauri. La Ok, tua qua guida pratica, abbiamo Glumos. il tappeto dei centauri. Eccolo qua. E abbiamo di nuovo la farfalla. Il problema è che non sappiamo che cosa ci serva la farfalla. Va bene, va bene. Andiamo a lezione. Ed eccoci a difesa contro le arti oscure. Ah, che bella! Stupeficium! È il tuo meglio? Da! Bombarda! Porca puttana! Legnoso! Professore Sagat! Siete pregati di non farvi a pezzi Siete in pregati orario di non fare scolastico. coglioni! Gli studenti sono sostituibili, ma questo teschio di nero delle Ebridi è un pezzo unico. È un ricordo dell'assalto contro i bracconieri del 1878. Lo conoscerete. Minchia, voglia! Ora, vi chiederete come ha potuto un'anziana come me sconfiggere da sola la più grande banda di bracconieri del Galles orientale e sopravvivere per vantarsene. Con la conoscenza. Beh, certo. Per le persone sagge, l'età conta ben E quello è poco. vero. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piacerebbe Levioso. pensare. Levioso. Levioso. Un incantesimo di levitazione. Levioso! Un avversario sorpreso e un avversario E debole. quello è Vuoi vero. provare a difenderti, Pruett? Una cosa che ho imparato bene da indicibile è il valore della semplicità, soprattutto nel cuore della battaglia. Ora, mettiamo alla prova ciò che abbiamo imparato, partendo da zero. Io non so farlo, Levioso, signora, me lo insegna? Ok, quindi. E abbiamo imparato Levioso. Levioso. Levioso! Che poi scusami, allora. L'altra volta abbiamo capito che c'è Levioso e Wingardium Leviosa. Ora, Ma sono proviamo con sostanzialmente la qualcosa di stessa più magia, grosso. giusto? Se mi fai alzare gli oggetti. Che brutti che siamo con quel vestito. Prova pure, figliolo, vai, vai. Porca miseria, sono vecchia. Ma sembra Scorpion questo, con uno scudo. Iniziamo dall'incantesimo base. Ok, quindi. Visto? Il manichino ha deviato la magia. Chi l'avrebbe mai Ora detto? lancia prima Levioso, poi l'incantesimo base. Sì, signora. Un avversario Levioso, sorpreso. proteggo. Fatto. Sono bravissimo. Molto bene, ma il modo migliore per fare pratica è il duello. Io Iniziamo con contro di voi lui? due. Duellanti ai vostri posti. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Esigo un duello reale. Userete solo Levioso, incantesimo base e E proteggo, proteggo. anche perché Potete non conosco iniziare. nient'altro. Ma vada che dava.
Dai. Levioso, proseguo. Non può essere il tuo primo duello. Sono solo molto bravo. Dai. Stupefaccio. Levioso. Sono bravissimo. È caduto. Pezzo di merda. Non male come prima volta. Devo dire che ti difendi bene. Lo so. Ma dai, non è un bulletto. Mi aspettavo mi spingesse. Invece, secondo me è un bravo serpeverde. E ti sei dimostrato all'altezza. Punti per Grifondoro. Yeah, grazie, quanti professoressa punti? Hecat. Sono felice di aver avuto la possibilità di esercitarmi. Da ciò che ho visto oggi, credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose da te. La ringrazio, signora. Pretendo l'eccellenza dai miei studenti. Perché non solo siete in grado di raggiungerla, ma dovete farlo. Un duello in classe è un conto. Un combattimento è un'altra cosa. Maghi oscuri, o, come sempre più probabile, goblin, è tutt'altro paio di maniche. E quello sicuramente è vero. Quindi ti consiglio di continuare a esercitarti con assiduità. Magari il signor Sallo saprà darti qualche dritta. Il signor Sallo è il serpeverde di prima? Oggi avrò presto nuovi incarichi per te. Sì, signora. Va bene, basta dare spettacolo per oggi. La lezione è finita. Ok, tutto qui, grande. Rivelio. Ok, andiamo allora e parliamo con tutti quanti. Se conosci gli incantesimi giusti, saranno i maghi oscuri a temerti, e non viceversa. E quello è vero. Non sono un amante dei duelli. Preferisco pratiche più amichevoli. Non l'avrei mai detto con quegli occhiali, tu sei il classico che viene menato. Tu mi stai simpatica. Chissà quanti livelli ha il gioco. Hai duellato con Sebastian, è un avversario molto forte, complimenti. Grazie. Andiamo a farci amicizia ben ora. Fatto. Tra l'altro, scusami, una vergine di ferro perché? O è una passaporta? Mm? È stato divertente. Quel duello è stato incredibile. Presto sarà sulla bocca di tutti. Sì, è stato un buon allenamento. Allenamento? Stupefaccio! Mi è sembrato di affrontare un esperto. A proposito, sono Sebastian Sallow. Ciao, non Sebastian. Pensavo che potessi essere così abile con la bacchetta. E non è neanche la mia, pensa. Meno che forse questo non era il tuo primo duello. No, no, primissimo. Lo era. Non so, forse ho un talento naturale. Puoi schermirti quanto vuoi, ma non mi inganni. La magia richiede intento e talento. Perché ho dentro di me la magia antica. Potresti essere perfetto per un certo club di duello. Clandestino ed esclusivo. Sembra interessante. Esclusivo e clandestino. Ci sto. Ottimo, appena arrivati già criminali. Sto con te. Se vorrai sfruttare appieno il tuo tempo qui a Hogwarts, di tanto in tanto dovrai infrangere qualche regola. Chi non l'ha fatto Hogwarts? Un club di duello segreto o intrufolarti nel reparto proibito della biblioteca. Ecco. Questo potrebbe essere un attimo un po' da non farti scoprire. Ti ringrazio, Sebastian. Lo terrò a mente. Bene, probabilmente entreremo nella biblioteca quando avremo la magia di forse invisibilità. Forse qualcosa di clandestino. Così scopriremo se hai vinto per abilità. O fortuna. Per fortuna. Se ti interessa, cerca Lucan Brattleby vicino all'ingresso della torre dell'orologio. Sì, signore. Grazie. Alla prossima. C'è un forziere sopra di noi. Lezione di difesa contro le arti oscure. Il primo della classe, addirittura. Nuova missione disponibile. Lezione di incantesimi. Vorrei, prima di fare qualsiasi cosa nel giuego... Ah, come se la sciallano questi. Lo so chi è lei. Gwendalina la Guercia. Reveglio. No, non c'è. Perché non avete messo la storia di Gwendalina? Comunque, voglio andare almeno a Hogsmeade ad avere la mia bacchetta. Eccoci qua. Lezione di incantesimi. Mi sa che stiamo andando nella Torre di Corvo Nero, Stiamo salendo tantissimo in alto. Torre di astronomia. Ah, ok, no, non siamo arrivati a Corvo Nero. Sì, ma io sto girando tantissimo in giro, non sto andando alla missione, che è quello che dovrebbe fare chiunque. Quello che stavo per dire prima, voglio prima fare tutte queste missioncine primarie e iniziare ad accumulare un po' di missioni secondarie. Appena ne ho accumulate un pochino, magari mi faccio quelle che mi sembrano meno interessanti per conto mio e quelle invece più cicciose. Bello Hogwarts. Ce le teniamo per qualche episodio. Eccoci alla torre di astronomia, dove un giorno... Silente. Sta fontana è bellissima. Rivelli. Buongiorno.
Quando prenderemo Alomora? Dietro di te. È rimasto un posto libero. Grazie. Ciao. Ciao, sono Natti. Ciao Natti. Quindi sei tu il nuovo studente. Hai già conosciuto il professor Rowe? Direi di no. Possiamo iniziare? Quanto vuole. Benvenuti al quinto anno di incantesimi. Bene, sarà un anno fondamentale per la vostra formazione in questa arte magica. Ma io sono certo che saprete affrontarlo con la passione e il rigore necessari per una simile sfida. Speriamo. Bene, ragazzi, adesso aprite i vostri libri alla pagina 517. Io non ce l'ho ancora. Ma tieni, condividilo con me. Iniziare. Qualcuno di voi sa qual è la differenza tra le formule dell'incantesimo cambia colore e quello di crescita? Beh, a quanto pare è ovvio, ma non per me. Proprio nessuno? Temo proprio che ora sia un po' troppo tardi per studiare. Ma io sono appena arrivato. L'estate ha fatto molto male alla vostra preparazione. Si direbbe che durante le vacanze vi siate lanciati oblivion a vicenda. Vi siete obliviati. Almeno sapete fare un incantesimo di appello, sono le basi. No. Mi spiace. Vedo che sarà necessario un bel ripasso. Trovatevi un compagno e prendete posizione ai lati opposti dell'aula. Ora useremo quei libri come fossero gli oggetti contundenti che pensate che siano. E a turno eseguite un'evocazione per toglierli di mano all'altro. Basterà un libro per ogni coppia di studenti, signorina Dale. Grazie, torna a posto ora. Ma perché? Non ce n'è nessuno con lei, poverina. Accio, ok. E come direbbe qualcuno, tua e di tua nonna. Accio sembra importante come, come cosa. Niente male. Niente male, un incantesimo base a quanto pare. In te vedo del potenziale, ma ricorda. Ma perché? Non serve senza allenamento. Insisti. E potrai sfidare la signorina Onai. Ben fatto, d'accordo. Per oggi abbiamo finito. Tutto qui! Visto che avete tutti acquisito le basi, oggi impareremo una giornata davvero splendida, stavo pensando che potremmo concederci una piccola escursione per goderci una bella boccata d'aria fresca. Seguitemi! Andiamo! Ritengo che divertimento e maestria siano aspetti complementari, qualsiasi noi dove giocatore siamo? Di 15 sarebbe concorde. Beh, niente di meglio di un po' di sport. Ah, siamo noi quelli, non avevo visto la cicatrice. L'incantesimo di appello, vero? Oh, la Madonna. Che ne dite se iniziasse il nostro nuovo arrivo? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la palla nei punti per fare punti? È molto semplice. Lancia accio su una delle sfere, poi arresta l'incantesimo quando la sfera è dove vuoi tu. Ok. Bene, pensa di essere di fronte a delle coppie. Splendido! Ah, devo lasciare i migliori. Ok, devo lasciare R2, scusami. Accio. Ferma. Un controllo eccellente. Ben fatto. Beh, dai. 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 Se è un minigioco voglio farlo per bene. Molto bene, punti per Grifondoro. Quanti punti? Ma non c'è divertimento senza un po' di sana e amichevole competizione? Signorina Onai, ti va di fare gli onori di casa? Di fare gli onai di casa? C'è il campo da Quidditch dietro. Ok, tu noi siamo le blu. Come prima, mentre la signorina Onai sarà il rosso. Va bene? Sì, signore. Sì, signore. Inizio io o inizia lei? Inizia lei. Guarda qui. Dio mio, ti sfondo. Starda 50 punti. Ecco qui. No, l'altra. Ok. Accio. Ferma. Ferma lì. Splendido. Questo è un punteggio. Ma
bastarda? Mi stai sfidando? Sì! Mi sta sfidando, eh? Non vedo! Ferma! Ah! Sei una stronza, ti sei messa davanti apposta! Sei una stronza, spero che ti esca la palla! Starda! Si è messa davanti apposta, non ho visto dove arrivava la palla! Ferma lì! Ok. Quasi fatta. Affanculo. Che ne dici se rendiamo tutto più interessante? Perché no? Interessante come? Ah, ok. Mi pare che siamo già oltre l'interessante. È la Madonna. Già. Basta. Vai, Nazai. È ora di concentrarsi. Questo è il round decisivo. Se lei smettesse di barare. Ok, sostanzialmente non devi andare né sul giallo né sul rosso per vincere. Vai più avanti. Ah, cavolo, che sfiga. Un controllo eccellente. Ecco qui. Ecco qui. Sai cosa? Proviamo fare così, aspetta. Spingiamo la nostra palla un pochino più avanti. Ho paura però di farla uscire. Allora, aspetta che quello se ne vanno. È la lezione più classica, vero? Faccio! No! Ah! Piuttosto notevole! Vaffanculo, Nai. Guarda questa! Ok, forse possiamo vincere. O addirittura pareggiare. Allora, aspettiamo che le casse si muovano. No! Ci ho sperato che le spingesse ancora un po'. Che fregatura. Ma quello sta mangiando una mela. Molto bene, voi due, molto bene. Bella l'animazione del volo. No. Onai, dobbiamo rigiocare, devo vincere. La lezione è terminata. Ricordate di prendere le vostre cose. Ben fatto. Hai preso bene la sconfitta. Non volevo andarci troppo piano con te. Beh, ho visto. Ci ho messo settimane per imparare bene Accio. Quando mi sono trasferita, non ne imbroccavo una. Dopo un po' diventa più facile, te l'assicuro. Lo immagino, però voglio vincere. Così mi consoli. Sono molte le cose a cui devo abituarmi. Quello è vero. Altro che. Ricordo bene come mi sentivo quando sono arrivata. Mi sono trasferita qui da Ouagadou poco prima di iniziare il quarto anno. Ouagadou dov'è che è? Mia madre è stata offerta alla cattedra di divinazione. Così abbiamo lasciato l'Uganda per venire dall'altra parte del mondo in una nuova scuola. Un nuovo paese. Beh, certo, perché no? Ah, credo che il professor Ronen voglia parlarti. Meglio non farlo aspettare. D'accordo. Ci si vede in giro. Sì, anche perché ti devo risfidare, vaffanculo. Ovviamente ti sei messa davanti nella prima sfida, l'hai fatto apposta, lo so. Permetti una parola? Certo, tutte Sebastian, quelle che vuole. Per essere precisi, voleva parlarmi, professore? Sì. Non funziona sugli esseri. Immagino che la prima lezione di incantesimi ti sia piaciuta. Beh, è molto utile. Non mi aspettavo che la lezione sarebbe stata una gara all'aperto, signore. Che gusto c'è nel fare ciò che è previsto. Quello è vero. La signorina Onai è una strega capace. E poi sovente si impara di più dalle battaglie perse che da quelle vinte. Certamente. È stata una partita molto impegnativa. La signorina Onai è un'avversaria tenace, anche se mi sembra un po' distratta. È innamorata di qualcuno. La professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirti alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario. Sì. Presto ti contatterò per assegnarti un compito speciale. Lo sto ancora preparando. Grazie, prof. Ma posso avere la risfida? No, eh? Fuck.
Ehi, tutto a posto, Hermione? Quando mio fratello imparò l'incantesimo di appello, fu tutto un accio qui e accio lì. C'erano forchette che volavano ovunque. Tu sei palesemente creata per essere Hermione Freebooter di questo gioco, eh? D'accordo. Ehi, ciao. Sei il nuovo studente, vero? Sì, sono io. Ciao, volevi parlarmi per caso? Samantha Dale, non vedevo l'ora di conoscerti. In giro non si fa altro che parlare di te. Sono una star. Spero che il tuo primo giorno stia andando bene. Te la cavi con incantesimi. Mi ha battuto la tipa. Non è stata una lezione troppo difficile. Ho avuto la fortuna dei principianti. Mio fratello William ti direbbe di non essere così umile e di fidarti delle tue capacità. Ma lui tende a fidarsi troppo delle sue. Bene, sarà meglio che finisca i compiti. Io non posso contare sulla fortuna dei principianti col professor Ronan. Vuol dire che non sei abbastanza abile. Però grazie di avermi chiamato. Dopo scuola con la Weasley. Però già che siamo qui, andiamo a vedere dov'è il club clandestino. Ci mette un po' a caricare le zone nuove però, eh. Ah, di nuovo questo, eh. Lumos. Ok, una sala piena di quadri. Ah, ma era così semplice. Dovevo usare Lumos. Io che pensavo mi servisse chissà quale magia. Beh, effettivamente potevo arrivarci, bastava leggere il titolo della missione. Ecco qua. Grazie. Dobbiamo scoprire come fare questi enigmi qui. Torre dei Corvo Nero. Wow, ma c'è uno snaso. Ma che carino. Aspetta un attimo. Le pagine. Voglio provare a prenderla. Presa. Stupida pagina. E un'altra sfida completata. Di nuovo questo qui. Grazie. Mi piace trovare tutte queste cose in giro. Oddio, in realtà odio i collezionismi un po' così per forza di cose. Però apprezzo quando sono implementati. Dietro la statua di una strega orba vi è un passaggio segreto che da Hogwarts giunge a Mielandia. Può essere aperto solo usando l'incantesimo particolare. Ma dai, ma sta suonando per davvero con tutti quanti gli altri quadri. Ma che figata. Ma questo è Nick. Eh sì, per forza, deve essere lui. Eccoci qua, cortile della torre dell'orologio. Ah, già abbiamo iniziato? Vabbè, allora aspetta. Grazie. Ciao. Posso aiutarti? Sì. Sebastian mi ha detto di chiederti di un club. Se Sebastian garantisce per te, non mi serve sapere altro. Organizzo duelli per bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Se Sebastian ti ha invitato, deve stimarti davvero molto. Beh certo, sono bravo, eh. Mi fa piacere saperlo. Sebastian è un ottimo combattente. Immagino che vedervi duellare sarà un vero spettacolo. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui, io ti abbino ad altri duellanti e chi resiste fino alla fine vince. D'accordo. Vogliamo stabilire una volta per tutte chi sono i migliori studenti nel duello. E per rendere le cose più interessanti, il vincitore riceve un premio. Ti interessa? Perché no? Dai! Certo, duellare è un bel passatempo. Sono d'accordo. Inoltre, volendo, si può anche duellare a coppie. Per cominciare, ti abbinerò a Sebastian. La prossima volta dovrai portare con te un partner o duellare da solo. A me va benissimo. Allora, ti va di batterti? Certo, perché no? Fammi entrare nell'arena. Spettacolare! Diamo fuoco alle polveri! Ma che brutto cappello! Di averci provato. Ma vai via! Allora, infrangi gli scudi con gli incantesimi di controllo, come l'incantesimo di levitazione levioso. Aggancia Berserk per mettere a seguito i nemici senza mirare, d'accordo? Ah, stronza! Levioso! Allora, iniziamo a levarcene uno di torno. Lumos. No, cavolo. Protego. Dai. Espulso. Stupidissimo. Levio. L'abbiamo messo all'angolo il nanetto, eh. Lumos. Continua a sbagliare, continua a schiacciare il triangolo per sbaglio. Ma dai, chi mi ha colpito? Levioso, protego. Confringo. Qualcuno mi ha colpito di lato, però.
Bel lavoro. Sebastian non si sbagliava su di te. Lo so, sono bravo. La competizione sarà ardua, ma continua così e sarai il prossimo campione della scuola. Fantastico. Ottimo. Puoi contarci. Lo farò. Serve tempo per organizzare questi duelli, ma ripassa più tardi e vedrò cosa posso fare nel frattempo. Grazie. Ancora congratulazioni per la tua prima vittoria a bacchette incrociate. Bel combattimento. Qual è il mio premio? Spero di rivederti presto. Speriamo. E le missioni secondarie degli amici. Abbiamo bisogno di Alomora. Andiamo con la Weasley, che si trova qui. Meno male che abbiamo il teletrasporto, dai. Voglio la mia bacchetta. Voglio la mia bacchetta, prof. Mi faccio andare a prenderla da Ollivander. Buongiorno, eccoci arrivati. Ma dai, c'è un elfo. Nella stanza, professoressa? Pensavo la stessa cosa, Tick. Forse puoi aiutare. Tick chiede scusa. Che strano l'effetto in cui scompaiono gli elfi, eh? C'è il gatto. Spero che le prime lezioni siano andate bene. Sì, meravigliosamente. Così mi hanno riferito i colleghi Hecate e Ronen. Il professor Fig ti ha insegnato diverse cose prima del tuo arrivo. Scommetto che ci sono molte cose che non mi hai detto sul tuo viaggio di arrivo. Ancora, prof. È così, vero? No, è tutto a posto. Niente affatto, professoressa. Capisco. È come tirar fuori un sonetto da uno thriller. In ogni caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Lo so, c'è ragione. Pertanto, ho chiesto ai colleghi di assegnarti degli incarichi in più per velocizzare i tuoi progressi. Grazie. Il professor Ronen ha menzionato qualcosa al riguardo. Esatto. Il professor Ronen si incontrerà con te fuori per assegnarti il tuo primo incarico. Insomma, da ora, qui parto le missioni secondarie, vai. A proposito della visita a Hogsmeade di cui parlavo, ci siamo organizzati per sostituire i materiali che hai perso, compresi semi, ricette di pozioni e magiformule. Grazie, professoressa. E il signor Ogni tanto Ollivander cambia il colore dello sfondo. Qua è più rosso, di là è più blu. A lezione hai usato con profitto una bacchetta prestata, ma scoprirai che con la tua potrai ottenere risultati nettamente superiori. Speriamo, è proprio quello che speravo. D'accordo, andiamo subito. Sono davvero impaziente di visitare il villaggio. Molto bene. Vorrei che per la tua prima visita al villaggio ti facessi accompagnare da un altro studente. Lo scelgo io? Magari Sebastian Sallow o Natsai Onai. Ho notato che ti piace passare del tempo con loro. Oddio, non è che abbia passato chissà quali momenti, però Sebastian di più. Vorrei andare con Sebastian. Ne sono lieta. Sallow è un giovane mago competente e conosce bene. E poi l'altra zona. Mi ha fregato mettendosi davanti, sta stronza. Evitandoti sgraditi incontri con gli spagnozzi di Rookwood. Rookwood? Chi? Esatto. Ah, già il muro del posto. Meglio non è il goblin, sodali, scherzavo. Incluso il suo cosiddetto braccio destro, Theophilus Harlow. Finito con l'incarico del professor Ronen, troverai la tua guida all'ingresso del castello. Sì, signora. Non c'è tempo da perdere. Prima completi il tuo lavoro e prima potrai goderti una burrobirra ai tre manici di scopa. Grazie. Andiamo a pigliare sta bacchetta, dai. Parla con il professore, riceverai il tuo primo incarico. Gli incarichi sono delle missioni speciali che ti vengono assegnate al professore di Hogwarts e che, se completate, ti ricompenseranno con nuovi incantesimi. Il primo di completamento del tuo primo incarico è l'incantesimo riparatore, reparo, che è necessario per svolgere altre missioni. Fantastico. Però aspetta, gatto, dov'è il gatto? Fermo, ti devo accarezzare. Che carino! Voglio accarezzare tutti i gatti di Hogwarts. Ti giuro che se mi danno un trofeo per questo... miau anche a te. Prof, buongiorno. Ah, eccoti qui. Voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore? Sì, reparo! Ed è un incantesimo molto utile. Reparo, l'incantesimo riparatore. Sistema ogni cosa. Potrai riparare un oggetto rotto e riaverlo come nuovo. Potrebbe molto utile. Facilmente utile. Più spesso di quanto si creda. Quello è vero. Come ti anticipava la professoressa Weasley, non sarò l'unico a insegnarti incantesimi al di fuori delle lezioni. Devi metterti in pari con gli altri studenti. Molti dei tuoi professori hanno consentito a farlo, ma per prima cosa ciascuno ti chiederà di portare a termine dei compiti preliminari. Grazie, fai una cosa per me e ti insegno qualcosa. Oggi. Portali a termine e poi torna da me. Imparerai il reparo in men che non si dica. Speriamo sia una roba veloce, allora. Completerò subito gli incarichi, professore.
Ho completato gli incarichi, professore. Meraviglioso! Puoi dire di sapere gli incantesimi essenziali. E vai! Ora proviamo il caro vecchio incantesimo riparatore, va bene? Ricordati di enunciare con chiarezza l'incantesimo e compiere movimenti decisi. Voglio vedere energia. So, bacchetta pronta. Sì, signore. Dunque, reparo. Ricordo, la tua bacchetta conduce quadrato XX. Ecco qua. Ma è possibile sbagliarle, ste cose qua? Reparo. Nuovo incantesimo sbloccato. L'incantesimo riparo può essere utilizzato per riparare gli ambienti e gli oggetti rotti. Sì, così. Molto bene. Grazie. Se desideri esercitarti a riparare qualcosa, puoi provare con la statua danneggiata nell'alcova vicino all'acqua. Quale statua danneggiata? Simboleggi una relazione andata in frantumi. Forse qualche innamorato la trovava troppo accurata. Ah, intendeva questo. Un incantesimo incantevole. Porca troia, ti sparo un incantesimo dritto nelle balle. Hogwarts è davvero così magica.